Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Mi è stato dato il compito di introdurre Vandana Shiva, per me è sempre un piacere perché con Vandana abbiamo un percorso lungo e comune che ci accompagna da tanto tempo. E mi è stato chiesto anche di raccontarvi il lavoro che stiamo facendo su un pezzo importante che riguarda anche il lavoro di Navdanya International e di Vandana Shiva, che riguarda lo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Io sono Fabio Ciconte, il presidente di un'associazione che si chiama Terra e che si occupa a livello nazionale di tematiche legate all'ambiente, legate all'agricoltura. E io ricordo un anno fa a Roma abbiamo fatto un importante momento di confronto con diverse realtà sociali insieme a Vandana, e uno dei temi era proprio come poter porre la terra al centro del dibattito politico, istituzionale e sociale. La terra dalla quale prendiamo il cibo che noi mangiamo, la terra che lavoriamo e quindi che in qualche modo produce lavoro, ed è anche la terra che produce tutela ambientale e, come dire, anche presidio del territorio a livello urbano e a livello periurbano. Insomma, la terra come anello di congiunzione di varie battaglie sociali ed ambientali in Italia e nel mondo. E io penso che sia questo il filo conduttore che guiderà questo dibattito oggi. E sono davvero contento di poterlo fare, tra l'altro in una piazza che è quella del mercato, per cui ha un valore simbolico per noi enorme. Tra le attività che mi piace ricordare, con cui abbiamo anche con Don Vandana avuto un grosso sostegno da parte sua, riguarda anche un progetto che è molto simbolico e molto importante, che è quello di realizzare degli orti urbani a Lampedusa, che è un'isola simbolo di questo paese, un'isola di arrivi, ma anche di morte, ma anche un'isola di speranza. Ecco, noi stiamo provando a restituire un po' di speranza a quell'isola insieme alla comunità lampedusana, e sono contento di poter dire che da quando ne abbiamo parlato l'ultima volta, fra qualche settimana questo progetto di orti urbani partirà e sarà un'occasione importante per la popolazione di Lampedusa, soprattutto per restituire un po' di aggregazione sociale e di tessuto sociale. Prima di passare la parola a Vandana, io vorrei raccontarvi un lavoro importante per il quale vorremmo chiedere il sostegno e il supporto di tutti voi, singoli e realtà sociali, ed è una campagna che abbiamo lanciato qualche settimana fa, il cui titolo è Filiera Sporca, che è una campagna sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Perché guardate, noi possiamo ragionare in termini evocativi della terra, del ruolo che la terra ha, ma noi dobbiamo sapere che in Italia oggi esistono, e non solo in Italia, diverse filiere dell'agroalimentare che vivono grazie allo sfruttamento. Sfruttamento che vuol dire in alcuni casi schiavitù, sfruttamento che vuol dire in alcuni casi anche violenza sessuale. È il caso di qualche settimana fa denunciato delle avvittorie in Sicilia. È una situazione drammatica che con questo rapporto denunciamo e che, col quale proviamo a dare delle soluzioni. Abbiamo pensato di farlo proprio in questo anno, perché è l'anno di Expo, perché ci sembrava importante mettere nel dibattito di Expo anche le contraddizioni che vive il mercato italiano. E allora parlare di sfruttamento del lavoro in agricoltura nell'anno di Expo per noi è importante, anche per mostrare quelle che sono le contraddizioni, perché io devo essere sincero, con la mia associazione, con Terra, ma anche con le associazioni da Sud e Terre Libere che hanno dato il rapporto con noi, ci siamo chiesti ma che senso ha oggi avere come sponsor McDonald's o Coca-Cola dentro Expo, perché qualcuno ancora deve spiegarmi come possiamo nutrire il pianeta dando da bere Coca-Cola o dando da mangiare hamburger. E guardate che il problema non è solo il fatto che McDonald's sia sponsor, ma l'assurdo è che il Ministero delle Politiche Agricole abbia dato il patrocinio a McDonald's.
Perché il paradosso di questa operazione è che il McDonald's ha fatto un progetto che si chiama Fattore Futuro, attraverso il quale ha dato la possibilità a 20 giovani agricoltori di diventare fornitori di McDonald's, facendo un'operazione che evidentemente è di marketing, perché 20 giovani agricoltori possono soddisfare il fabbisogno probabilmente di un negozio, no? E quindi credo che la contraddizione sia proprio in questo. Noi in questo... In questo, come dire, questa campagna per noi è stata importante per mostrare una filiera, in questo caso la filiera delle arance, che è una filiera che, guardate, è veramente banale. Cioè, noi prendiamo l'arancia dall'albero e la vendiamo nel supermercato, e in questa filiera noi abbiamo scoperto che invece i passaggi sono enormi e che in questa filiera gli intermediari, i commercianti che stanno in Sicilia, che stanno in Calabria, fanno il bello e il cattivo tempo, utilizzano i caporali. E su questo le multinazionali, penso per esempio a Coca-Cola, devono darci delle motivazioni, delle spiegazioni su come utilizzano questa cosa. Noi a Coca-Cola per esempio l'abbiamo chiesto, e la Coca-Cola ci ha risposto anche rispetto a questo tema, e ci ha dato per la prima volta i nomi delle aziende che loro fornitrici di arance in Italia. Questo per noi è un dato importante, ma quello che ha fatto Coca-Cola è anche dire: beh, però la responsabilità oltre il nostro fornitore ce l'hanno i nostri fornitori, cioè noi non abbiamo la responsabilità più sul campo. Allora qui, e vado a chiudere, la nostra proposta è quella di una filiera che sia trasparente, che in qualche modo sia tracciabile, in cui si possa dire: abbiamo una filiera, come dire, un'etichetta anche narrante che ci dica per esempio chi sono i produttori e i fornitori delle arance in Italia, di tutti i prodotti della filiera, e che le aziende e la politica si assumono responsabilità. Ecco, io non vi dilungo molto, mi andavo di raccontarvi questa campagna a cui teniamo molto e che fa parte appunto insieme al lavoro che stiamo facendo anche da anni insieme a Vandana Shiva. Vi ringrazio dell'ospitalità e lascio a Vandana. Good afternoon, Dr. Shiva. Very welcome to Kerry. It's a great pleasure and a great honor to have you with us here. We've been for a long time admirer of yours, and then colleague, we have common friends, and we've seen before. È un onore, un piacere dare il benvenuto a Vandana Shiva, attivista, studiosa, militante che costituisce un esempio per moltissimi di noi. Le sue pagine sulle guerre per l'acqua restano fra le cose più importanti che ho letto e che personalmente hanno ispirato tutto il lavoro che successivamente ho fatto insieme ad altri per il referendum. Credo che il referendum dell'acqua sia stato fortemente determinato dalla condivisione della necessità di pensare a lungo periodo ed in modo sistemico di fronte a problemi come quelli della privatizzazione delle risorse idriche. Poiché siamo molto numerosi in questo bellissimo festival, abbiamo aperto un altro posto. Questo festival, beni comuni, sono per l'apertura e contro l'esclusione. In questi giorni abbiamo aperto diversi posti della città di Chieri, che prima erano chiusi, per esempio i bellissimi bastioni della mina, che saranno teatro questa sera di performance artistiche, non sarebbero stati aperti se non c'era il festival. Lo stesso cortile del municipio, nel quale normalmente si parcheggiano le automobili, è stato aperto ed è diventato un luogo bellissimo di condivisione. E anche questa tettoia, recentemente ristrutturata, rimessa a posto, che normalmente è la tettoia del mercato, viene usata per la prima volta in questo modo, e devo dire che fa un colpo d'occhio davvero molto emozionante vedere tutte queste persone raccolte nel luogo dove normalmente si compra cibo, e adesso acquisteremo, anzi condivideremo, un po' di cibo del pensiero e della mente. Dr. Shiva, thank you very much.
thank you, Fabio. Thank you for everyone who has worked on this Festival of the Commons. Ma intanto grazie Ugo, grazie anche a Fabio che ha aperto l'incontro, grazie a chiunque ha contribuito alla realizzazione di questo festival. I got introduced to the significance of the Commons more than 43 years ago when I joined the movement called CIPCO, where women came out to protect the forest as a commons. Ma io ho iniziato ad occuparmi, o mi hanno introdotto per così dire all'importanza dell'idea, della nozione di bene comune quasi 43 anni fa, quando mi sono unita a un movimento chiamato CIPCO, per cui le donne si muovevano e si attivavano per proteggere le foreste. And since then different dimensions of the destruction of our commons, the enclosures of our commons have come to me through life and my experience, whether it is water or seed or knowledge or the atmosphere or our food. Quindi ho avuto modo di apprezzare e di conoscere in prima persona quelli che sono i diversi aspetti, le diverse dimensioni di quest'idea del bene comune. Ho avuto modo di anche di vedere quali sono le problematiche correlate all'idea dei beni comuni. Il fatto che questi sono spesso, troppo spesso, soggetti a quello che è un vero e proprio fenomeno o tentativi di privatizzazione di quello che appunto privato non dovrebbe essere, che si tratti di acqua, che si tratti di sementi, che si tratti di conoscenza o di eredità comune dell'umanità. And this place where we are sitting shows that even markets can be commons if they are not based on exploitation, but based on an interaction between members of the community. Beh, voi stessi riunendovi qui oggi siete la dimostrazione di come anche un'area dedicata a mercato, una zona mercatale, può diventare un bene comune se viene utilizzata non per sfruttare ma per condividere, per interagire. The first aspect of any commons is quite simply that it's common. L'aspetto fondamentale di un bene comune è naturalmente, per sua stessa natura, il fatto di essere comune. It's common in the way it's shaped, that multiple actors, including different species, contribute to the coming into being of the commons. È proprio la forma che il bene comune assume, il fatto che ci sia una molteplicità, una combinazione di diversi attori e a volte anche di diverse specie che dà al bene comune proprio la sua natura comunitaria. And since all of life is a result of the interconnectedness of life, all living systems are commons. E dal momento che per sua stessa natura la vita è fatta di interconnessioni, di interrelazioni, la vita stessa è un bene comune. And the enclosure of this commons began about 250 years ago when a handful of largely men in largely in England said, let's create a whole new world, defining the world as atomistic, as divided, as fragmented and as static. I primi tentativi di privatizzazione, di recinzione, di segregazione di quelli che per loro natura erano beni comuni sono iniziati circa 200 anni fa quando un manipolo, un gruppo ristretto di persone, di grossi proprietari terrieri, ha cominciato ad attuare appunto i tentativi di rendere quello che era comune, ampio, condiviso, un fenomeno invece atomizzato, frammentato, diviso in più parti. So I would say that the first element of the enclosures of our commons is the enclosures through the mind, through the mechanistic reductionist ideology. Direi che quindi appunto l'essenza forse più evidente di quelli che sono stati questi tentativi di recintare, perché questo significa la parola enclosure, di chiudere quello che chiuso non dovrebbe essere, è proprio questa idea meccanicistica che ci sia una sorta di diritto appunto a fare questo, a fare questa operazione. And this reductionism allows the enclosures to be presented as progress.
E questa riduzione meccanicistica, questo tentativo che diventa vera e propria ideologia, fa sì che appunto questo fenomeno venga presentato, venga sbandierato per progresso. So you might remember when the neoliberal policy was being implemented in England, Margaret Thatcher said there is no society, there are only individuals. There's no society, there are only individuals. Ricorderete forse Margaret Thatcher che durante il suo mandato diceva che non esiste alcuna società ma un insieme di individui. Because just as you can only exploit nature by creating fragmentation and then pretending you are adding value when you're exploiting, in a similar way when you exploit society by reducing people to atoms of society, you can then pretend you are creating progress. E così come si fa con lo sfruttamento della natura, la si frammenta, la si spezzetta per poi fingere, una volta sfruttata, di averle dato del valore aggiunto, così per sfruttare gli uomini si fa la stessa operazione sulla società, la si divide, la si spezzetta, la si frammenta e poi una volta sfruttata si dà l'idea di aver raggiunto o aggiunto alla società il progresso. So many years ago I wrote a chapter in a book, it's called The Development Dictionary, edited by my dear friend Wolfgang Sachs, and I had to write on resources. Anni fa mi è stato chiesto di dal mio caro amico Wolfgang Sachs di contribuire alla stesura di quello che è il dizionario dello sviluppo. A me è stato chiesto di compilare o di fornire la mia definizione alla voce resource. The word resource is derived from research, which means that which renews and arises on its own again and again. E direi che la parola risorsa ha forse attinenza con l'idea di risorgere, di ricrescere, qualcosa che cresce per sua stessa natura e che si rinnova continuamente. If you today read the meaning of resource, it means raw material that gets value when used for an industrial process. Invece, se andiamo a guardare nel dizionario oggi, la definizione della parola risorsa, la prima che troviamo è quella di materia prima, quindi qualcosa che assume valore solo nel momento in cui entra a far parte di una catena o di un processo produttivo. And even human beings are being defined as human resources. And there's an entire discipline of human resource management in management schools. E addirittura le persone diventano risorse umane, c'è un'intera scuola di pensiero, ci sono materie di studio nelle università, nelle facoltà che si occupano appunto di economia e di impresa, che ha a che fare con la gestione delle risorse umane. And the area that I have spent most of my last 3-4 decades on is how seed, which is the ultimate renewable resource and the ultimate commons, was turned into raw material. E diciamo che il campo a cui mi sono specializzata, in cui mi sono specializzata maggiormente, di cui ho trattato maggiormente negli ultimi 30, quasi 40 anni, è proprio lo studio dell'evoluzione e della gestione di quelle che sono le sementi, il seme che è per sua stessa natura la risorsa più importante, è stato trasformato da risorsa comune in materia prima. The seed is a commons because as I was watching the lavender pollinators, bees were coming to pollinate. Without them, the next generation of seed wouldn't be there. Sono la risorsa primaria, i semi, perché comunque ci sono anche fiori e piante che senza l'azione degli insetti impollinatori e senza i semi non potrebbero rinnovarsi continuamente, come vedete le piante di lavanda di fronte a me. And without that sun shining on the plants and the plants being able to carry out photosynthesis and growing, you wouldn't be able to generate the seed. Il fatto stesso che serva il sole a far sì che la pianta attraverso la fotosintesi cresca e metta in atto tutta una serie di reazioni fisico-chimiche che la portano a rinnovarsi, non potrebbe appunto senza sole dar luogo poi alla nascita del seme, alla produzione del seme. And without farmers who watch and observe and select the best seed, an act of co-creation with nature,
you wouldn't be able to either create diversity or good quality in seed. E senza il contributo degli agricoltori che sorveglino la crescita della pianta, che selezionino le sementi migliori, e tutto questo diventa un atto, una sorta di atto di co-creazione, non sarebbe possibile appunto aiutare la natura in questo processo. Take something simple like the tomato. Prendete un oggetto, una cosa con cui tutti avete familiarità, un pomodoro. And I travel a lot and I can tell you the only place where you still have decent tomatoes is Italy. Viaggio molto, l'avrete capito senza traduzione, vi posso ancora dire che l'unico posto dove mi capita di mangiare dei pomodori come si deve è l'Italia. Because you protected the tomato as a cultural and biological commons. Perché per voi il pomodoro non è solo un pomodoro, ma è un patrimonio biologico ed è un bene comune, e voi l'avete protetto. In the other parts of the world, the tomato seed has been privatized. In altre parti del mondo non è così, addirittura i semi e le sementi necessarie per crescere i pomodori sono state privatizzate, sono in mano a privati. And the corporations that have privatized the seed don't care about how it tastes when it's eaten fresh. E naturalmente le multinazionali delle sementi non interessa nulla se il pomodoro, quando lo mangiate, non sa di niente, non ha alcun odore e magari non ha neanche questo bell'aspetto fresco di stagione. First they care about making more pulp in a tomato. Tanto gli interessa avere pomodori più grossi, più cicciosi. Because then you can make more ketchup. Perché chiaramente si può fare più salsa di pomodoro con quelli. And you know, I've seen this happen in India because when I used to cook earlier, you dice a tomato and then you season your dal or whatever, and the tomatoes used to dissolve with the spices. E io l'ho visto, io stessa cucino ogni tanto, l'ho visto accadere in India, quando mi capitava di cucinare, prendevo il mio bel pomodoro, lo facevo a dadini, poi ci mettevo il condimento e cosa succedeva? Cuocendolo, il pomodoro come si dissolveva, si scioglieva. The new tomatoes, you chop them up and they sit like lumps of salmon, and I don't eat fish. They look like salmon and they don't dissolve, they just sit there. I pomodori nuovi, per così dire, che ci sono ora sul mercato indiano, semplicemente quando li si amalgama con il condimento, quando si cerca di fare il sugo, rimangono lì come pezzettini di salmone. E per me è un problema, io non mangio nemmeno salmone, per cui rimangono lì come dei bei pezzettini, dei belli aggregati di pomodoro che non formano nessuna salsa. The quality of taste, of deliciousness, of aromas disappears and is replaced by the quality of how long it can sit on a supermarket shelf or how much it can be processed. Le qualità organolettiche, i sapori, gli aromi, la consistenza non contano più niente. Quello che conta adesso per l'industria è cercare di far sì che il prodotto, o appunto in questo caso i vegetali, possano resistere il più a lungo possibile sugli scaffali del supermercato. So the enclosure of the tomato as commons ends up making tomato into a non-tomato. Quindi, alla fin fine, questo processo di privatizzazione del pomodoro, perché di questo si tratta, di mettere recinti all'idea del pomodoro, di renderlo una cosa, un aspetto privato, finisce altro che per rendere il pomodoro un non pomodoro. There were two projects in California, I remember, quite a long time ago. One was how to make square tomatoes, because round tomatoes leave some space in the packing case. And since tomatoes are for transport and not eating, let's try and make square tomatoes. Sono state iniziative interessanti. In California, ad esempio, si è cercato di produrre pomodori cubici perché così potevano essere impilati meglio all'interno delle confezioni e perché così potevano salvare spazio all'interno dei camion che li trasportavano. The other was an even more fascinating example. It was the first genetically engineered food, and its name was Flavor Saver. E poi un altro tentativo ancora più interessante, che aveva a che fare purtroppo con il cibo, con prodotti geneticamente modificati, il nome del progetto era Flavor Saver. It was made by a company called AgroCetus that's now owned by Monsanto, but there is no Flavor Saver anywhere in the world because it didn't say flavor, it had no flavor.
Beh, adesso tra parentesi, l'azienda che aveva lanciato questo progetto è stata acquisita dalla Monsanto e peraltro questo questa iniziativa Flavor Saver, quindi il salva aroma, devo dire è totalmente fallita perché non c'è proprio nessun aroma, nessun sapore da salvare. Basically what they had done is remove some genes and reverse them so that even though the tomato was totally rotten, it looked like it was fresh because the wrinkling didn't take place. Di fatto quello che hanno fatto è rimuovere alcuni geni, hanno ingegnerizzato alcuni geni del pomodoro per far sì che un pomodoro, anche ormai più che passato per non dire marcio, avesse comunque l'aspetto di un pomodoro fresco perché non raggrinziva, non avvizziva. I call it the Botox tomato. You know, some people don't want wrinkles and they paralyze their skin. Io li chiamo i pomodori al botulino, sapete, no? Una bella iniezioncina paralizzante che rende l'aspetto fresco e giovane. If I'm old, I want wrinkles. If my tomato is rotten, I want to see it. Beh, se sono vecchia e ho le rughe, allora perché non posso vedere che il pomodoro ormai è andato? Se ci sono le grinze, se è appizzito, devo poterlo vedere. This tomato was so hard that when you threw it against a wall, it bounced back in your hands. Like pomodoro era così sodo che tirandolo contro il muro rimbalzava come una palla da tennis. You don't want tomatoes that are balls that can be thrown around. You want tomatoes that taste good and cook well. Ovviamente, se andate a comprare un pomodoro, non vi interessa una pallina da tennis, ma volete un pomodoro. Now, part of the enclosures of what has been done to seed and therefore to our food is the idea that every time the seed is manipulated to suit corporate greed, it is improved seed, and therefore companies can collect royalties from the public. Una delle, diciamo, delle strategie che sta dietro questo tentativo di appropriazione di quello che è un bene comune da parte delle multinazionali è proprio quest'idea che ogni volta che si fa un'operazione di manipolazione sul prodotto, questo sia un miglioramento. È su questo che le multinazionali fanno leva nei confronti del pubblico. Seed has been evolved by nature, bred by farmers. When a Monsanto puts a toxic gene into a seed, it is not inventing a seed, it is contaminating our food. Ai semi, alle sementi ci ha pensato la natura, ci hanno pensato gli agricoltori con la loro esperienza. Ogni volta che la Monsanto mette dei geni tossici all'interno delle sementi, non sta di fatto migliorando nulla, anzi sta corrompendo il lavoro della natura. So for the last three decades, I have been protecting with the deepest love the diversity of our seeds in all of their freedom. Negli ultimi tre decenni, quindi, ho protetto con tutto l'amore, cercato di proteggere con tutto l'amore e la passione possibile la diversità delle sementi che sono il nostro patrimonio. And I have been challenging corporations like Monsanto each time they pretend to be creators. E dal momento che le multinazionali come la Monsanto corrompono ma non inventano niente, le ho sfidate apertamente ogni volta che hanno tentato di farlo. I know with TTIP, the Transatlantic Trade and Investment Partnership, the discussion on GMOs has come back because very clearly it is an attempt to push GMOs on Europe by dismantling the safety laws. E a livello di politica internazionale, con i trattati internazionali relativi al commercio, so che adesso è tornata in auge la questione degli organismi geneticamente modificati, perché di fatto quello che si sta verificando è che si spinge verso l'adozione indiscriminata degli organismi geneticamente modificati. The three reasons why we shouldn't have GMOs. Ci sono tre motivi per cui invece gli OMG dovrebbero essere abbandonati. Because the only objective of genetically engineering seed is to claim ownership through patenting and invention. Intanto l'obiettivo vero, principale, fondamentale di produrre e di mettere sul mercato sementi geneticamente modificate è poter rivendicare la proprietà di queste sementi come se fossero invenzioni. That's why I sometimes say GMO means God move over. Ecco perché dico che GMO, quindi l'acronimo inglese per organismi geneticamente modificati, è Dio spostati. And even if you don't believe in God, you believe in creation, that there is a beautiful process that renews life on this planet. It's just that you can't say CMO, it's
GMO, so God is convenient. Beh, allora diciamo che anche se non siete credenti, sicuramente avrete fede nel fatto che la creazione è qualcosa di naturale, non è qualcosa che si può realizzare o che si può effettuare a propria comodità. So, a big consequence of this false claim to invention is an enclosure of the commons of life which reproduces and can be shared and seeds can be saved. Quindi di fatto una delle grosse, più gravi conseguenze di questo tentativo di privatizzare il bene comune è il fatto che si toglie questa natura condivisibile del bene comune che diventa invece appunto una cosa privata. Seed now becomes patented property and saving seeds is turned into a crime. Quindi di fatto ora il seme o le sementi sono proprietà protette da brevetti, ecco perché lavorare con le sementi al di fuori dell'ambito brevettuale o al di fuori di quella che è la struttura organizzata delle multinazionali diventa di fatto un crimine. I see saving seeds as a duty. Invece secondo me è un dovere salvare o preservare le sementi. So from the beginning when we started Navdanya, we take a pledge. We've received these seeds from nature and our ancestors, and we owe it to the future to pass them on in their diversity, integrity, resilience. So we will not obey laws that make seed saving a crime, because there are higher laws we must obey. Ecco perché quando ho fondato la mia associazione, che si occupa appunto della tutela della diversità delle sementi e di preservarla nei secoli, abbiamo tutti noi coinvolti abbiamo fatto un voto. Abbiamo deciso di disobbedire consciamente alle leggi umane che rendono le sementi, che rendono lavorare e preservare le sementi un crimine. So an entire justification for privatizing the commons, which begins with a mechanistic worldview, ends up writing laws and shaping rights in ways that make privatization look natural and inevitable. Quindi di fatto si chiude una sorta di circolo, il tentativo di privatizzare che comincia appunto con una riduzione meccanicistica di quelli che sono i fenomeni naturali finisce o si completa con la creazione di diritti che fanno sì che queste operazioni vengano interpretate o presentate come naturali, quando naturali non sono. So, this idea of privatizing seed, the alternative is protecting seed as a commons. Quindi, di contro o contro appunto all'idea di privatizzare le sementi, c'è quella di salvaguardare le sementi come bene comune. And we do that in Navdanya, we've created 120. Even the bit that's eaten is not worthy of being called food, because food should nourish our bodies, it should taste good. E anche quel poco che viene consumato dalle persone non è neanche degno forse di essere definito come cibo, perché il cibo nutre il corpo, ma deve avere un sapore. The big tragedy of the Expo in Italy was it wasn't about an Expo in Italy, it was an Expo about the worst of junk food that the US has given the world, Coca-Cola and McDonald's. I have worked with my sisters in Placimada to shut down a Coca-Cola plant which was stealing the water. Placimada sono stata attiva con alcune mie quelle che io chiamo sorelle per far chiudere un impianto produttivo della Coca-Cola che di fatto stava rubando l'acqua. If you see a bottle of Coca-Cola, including water that they sell, they say product of Coca-Cola. Prendete una bottiglia di Coca-Cola che contiene l'acqua che è utilizzata per produrla, sopra c'è una bella etichetta che vi dice prodotto di proprietà di Coca-Cola. Coca-Cola produces nothing. La Coca-Cola di fatto non produce nulla. Except profits and disease. A parte malattie, problemi di salute e profitti. And that's what the women of Placimada stopped. They said, "You're not going to steal our water anymore." E questo è quello per cui si sono battute le donne di Placimada. Hanno detto, "Non ci ruberete più la nostra acqua."
And the court supported them and said, yes, water is a commons. Il tribunale, quindi diciamo le autorità legali, si sono mosse a loro favore dicendo che l'acqua è un bene comune. We've shut down four Coca-Cola plants. Abbiamo fatto chiudere quattro impianti produttivi Coca-Cola. We call them Coke Pepsi free zones to ask the young people to not drink these poison drinks, but the delicious drinks we can make. E ci sono anche veri e propri movimenti di giovani in India che creano quelle che chiamiamo le zone coca free, quindi senza Coca-Cola o senza Pepsi, in cui chiediamo ai giovani di promuovere il consumo non della Coca-Cola e non della Pepsi, ma delle deliziose bevande che in India siamo in grado di produrre. One of the things we did is get children to talk to their grandmothers about what did they make in the summer. And there are hundreds of cold drinks we make that are healthy, delicious. Quello che fanno questi movimenti, ad esempio, è insegnare ai bambini a parlare con le loro nonne, farsi raccontare che cosa in India, ad esempio, preparavamo, quali bevande rinfrescanti preparavamo d'estate. Ci sono centinaia di ricette meravigliose. And I would say our grandmother's knowledge is a very important commons. Se posso aggiungere, uno splendido bene comune è anche la sapienza e l'esperienza delle nostre nonne. Because right now humanity has only two sources of knowledge, either from our grandmothers who loved their children and their grandchildren, or from the corporations who've stolen the knowledge, told us lies, genetically manipulated not just food, but genetically manipulated knowledge itself. Beh, di fatto le nostre due fonti di informazione nel campo alimentare può essere la sapienza delle nonne che amavano e amano i loro bambini, i loro nipoti, o dall'altra parte le multinazionali che si sono indebitamente appropriate di questa sapienza, di questa conoscenza, per produrre non soltanto quelli che sono prodotti realizzati con organismi geneticamente modificati, ma quella che io chiamo la conoscenza geneticamente modificata. The corporations would like food to be the ultimate commodity whose only value is their buying and selling. Quello che piacerebbe alle grosse multinazionali è rendere il cibo la merce definitiva, quella il cui unico valore sta nel poter essere venduto e comprato. Our task is to reclaim food as a commons. Quello che interessa a noi invece è tornare al cibo come bene comune. Food as a commons doesn't mean just when you're starting to eat your pasta, I go and steal it from you. Ovviamente cibo come bene comune non vuol dire che se tu ti stai mangiando un bel piatto di pasta io vengo lì e posso portartelo via. Food as a commons means first a deep awareness of all the relationship that bring us food. Cibo come bene comune vuol dire intanto una profonda consapevolezza di quella che è la rete di relazioni che si crea nella produzione e nel consumo di cibo. The deep relationship between insects, which in the industrial model are made to look like the enemy that must be killed with any poison that you can spray. Relazioni che includono anche il contributo all'attività degli insetti che nel modello industriale diventano i nemici da combattere con ogni mezzo, inclusi quelli chimici. That's the reason pollinators, which contribute so much to our food, are disappearing, the bees are dying. Ecco perché le api muoiono, ecco perché gli insetti impollinatori che contribuiscono così tanto alla biodiversità anche del cibo stanno scomparendo. Our food comes from the soil and the billions and billions of soil microorganisms that work. Il cibo viene dalla terra e dai milioni e milioni di microorganismi che lavorano su quella terra. In industrial agriculture, the soil is an empty container. Invece nell'agricoltura di tipo industriale il suolo è una specie di contenitore vuoto. To hold the plant up, serve solo a tenere in piedi la pianta, come and to pour chemicals into. In cui riversare tutta una bella serie di sostanze chimiche. But soil is the largest diversity of living systems the world has. Ma il suolo è la fonte primaria, la più grande di diversità di ogni sistema vitale. And we have some copies of the manifesto we did, Terra Viva, because this year is the year of soil.
Abbiamo alcune copie di quello che è il manifesto della nostra associazione. Il manifesto si intitola, si chiama Terra Viva, quest'anno è l'anno del suolo, della terra. And in the manifesto we've shown how the ecological crisis, the economic crisis, the social crisis, the refugee crisis are all part of one crisis of forgetting our relationship with the earth and the soil. E il manifesto mostra che la crisi economica, la crisi dell'ambiente e la crisi anche dei migranti sono tutte parti di un'unica grande crisi, che è questa perdita di relazione tra il terreno e chi lo può conservare. The second aspect of food as a commons is to hold with preciousness all the qualities of food that are not tradable. E tra l'altro uno dei, diciamo, degli effetti positivi di quest'idea di cibo come bene comune è anche quello di preservare la preziosità di tutte le sue qualità. Food is culture. Il cibo è cultura. Food is identity. Il cibo è identità. Food is health. Il cibo è salute. And on health, the new information coming out is absolutely shocking. E attenzione, perché quanto a aspetti di salute, i dati più recenti sono veramente scioccanti. In the United States, in the last few years, autism in children has increased from 1 in 100,000 children to 1 in 35 today, and they're saying at this rate of growth of autism, every second American child will be autistic in 20 years time. Negli Stati Uniti negli ultimi anni l'incidenza dell'autismo infantile è cresciuta da un caso ogni 300.000 a uno su 35.000, e gli esperti dicono che a questo tasso di crescita probabilmente tra poco ogni secondo potrà nascere un bambino autistico. Un bambino su due sarà autistico. And surely an epidemic of that level should be investigated for its causes. Chiaramente un'epidemia di tale portata andrebbe studiata, se ne dovrebbero investigare le cause. The figures are from the Center of Disease Control, no one can deny it. I dati vengono dal Center for Disease Control, quindi diciamo l'organismo che monitora l'evolversi della situazione sanitaria, quindi sono cifre oggettive, non possono essere messe in discussione. There are a few scientists who are starting to look at what's going on. Una serie di scienziati hanno cominciato ad approfondire la questione. And two aspects of the causation make good sense to me, and they need to be followed up with more research. Uno degli aspetti emersi, secondo me, è perfettamente le sostanze chimiche, gli erbicidi utilizzati dalla Monsanto, i cosiddetti Roundup. And Monsanto always said Roundup can't affect human beings because we don't have a metabolic pathway called the shikimate pathway. E la Monsanto ha sempre sostenuto che gli erbicidi o comunque le sostanze chimiche della linea Roundup non avessero alcun effetto sull'essere umano, proprio perché non abbiamo il cosiddetto pathway metabolico, quindi il processo metabolico che può risentire dell'effetto di questa sostanza. This is an outright lie. Questa è una bugia vera e propria. Because human bodies have 600 trillion cells. Ma questa è una vera e propria bugia, perché c'è un numero enorme di cellule nel corpo umano, sono più di 6 trilioni. Of which only 6 trillion are human, the rest are bacteria. Solamente una parte sono cellule umane, il resto sono batteri. Quello che abbiamo, la vita sulla Terra è fatta in parte da cellule umane, la maggior parte si tratta di batteri. And the bacteria have this shikimate pathway. I batteri stessi hanno il pathway che può risentire, pathway metabolico, quindi il percorso metabolico che può risentire degli effetti di queste sostanze. So, when they say it won't affect us, it does affect us, but because it kills the beneficial bacteria in our gut, which is being recognized as a microbiome, that it is an entire ecosystem. Quindi dire che non ha effetto su di noi è falso, perché queste sostanze chimiche hanno un effetto sul microbioma, quindi su quei piccoli organismi benefici che sono all'interno del nostro corpo. Independently, scientists have found that many of the bacteria in our gut
produce enzymes, which produce amino acids, which then produce neurotransmitters that allow our brains to function. Una serie di scienziati indipendenti ha studiato e dimostrato il fatto che comunque i batteri intestinali producono enzimi, producono aminoacidi che a loro volta promuovono la produzione di neurotrasmettitori che sono quelli che servono alla nostra attività cerebrale. So when the bacteria are being killed, our brains are not getting. Quindi di fatto uccidendo i batteri uccidiamo quelli che sono le fonti di nutrimento per il nostro cervello. So every time the corporations say, oh, giving you GMOs is science, my reply is, how can you claim to be doing science when you are not just ignorant of what a GMO does to our bodies, but you are then criminally suppressing the research that would allow us to protect our children? Quindi ogni volta che una multinazionale mi viene a dire che sta facendo scienza e ricerca creando degli organismi geneticamente modificati, io dico, ma come puoi sostenere questo dal momento che sei o fingi di essere totalmente all'oscuro di quello che questi organismi, del fatto che questi organismi hanno sul nostro corpo e dal momento che metti a tacere tutte le ricerche che dimostrano proprio il contrario di quello che tu sostieni? And to the US government I have a very simple question. How can the future of half your children be more important to you than one corrupt criminal corporation? E io ho una domanda per il governo americano, una domanda molto semplice: come può il futuro dei vostri figli essere meno importante, di tutti i vostri figli essere meno importante del futuro di una sola multinazionale corrotta? So when we reclaim food as a commons, when we reclaim food as a commons, we are reclaiming our responsibility to the future. Quando di fatto noi rivendichiamo l'idea del cibo come bene comune, stiamo anche rivendicando la nostra responsabilità per il futuro. We are reclaiming our democracy. Noi rivendichiamo la democrazia. Because that atomistic, mechanistic view had falsely made us believe that the more separated we are from the earth and from community, the freer we are. Perché questa visione meccanicistica, atomistica della realtà ci ha fatto credere che più distanti siamo dalla terra, più siamo liberi. Non è così. But that's a freedom to extinction. Questa è la libertà che porta all'estinzione. That's a freedom to have disease. Questa è la libertà di essere più malati. That's a freedom to be unemployed. Questo è il tipo di libertà che porta a essere più disoccupati. Siamo liberi di essere più disoccupati. That's a freedom to be insecure. Di essere insicuri. True, true freedom brings us meaning, work, security, free democracy. La libertà vera, la libertà appunto anche nel settore dell'alimentazione, è quella libertà che porta più democrazia, più sicurezza. We are witnessing, as we gather here, the crisis into which Greece has been pushed. E proprio mentre siamo qua, ovviamente siamo tutti a conoscenza di quella che è la crisi in cui la Grecia è stata spinta. A lot of the Western press says Greeks don't. When I was traveling in Greece to support the Sea Freedom Movement, and actually I was to have gone tomorrow to Greece if the referendum hadn't come up and all of the problems, but they were saying they're taxing individual olive trees. Sono stata in Grecia e di fatto avrei dovuto anche andare in Grecia domani, teoricamente, se appunto non ci fosse stato il referendum e altre questioni che appunto hanno modificato i miei piani. Mi dicevano, durante il mio viaggio in Grecia, che sono arrivati al punto di tassare ogni singolo albero di olive. And I know in Italy, when the austerity started, new taxes were put on rural homes. E so che la prima cosa che è stata fatta in Italia, tra le prime cose che sono state fatte in Italia quando è partito il regime di austerity, è proprio quello di imporre più tasse sulle aziende agricole. Which basically means having a small farm becomes unviable because you can't pay those taxes.
di fatto nella pratica questo significa semplicemente che le piccole aziende agricole non riescono più a sostenersi perché devono pagare troppe tasse. And in the last round of negotiations for Greece, one of the proposals Greece made was we will tax the corporations. And the European Bank and IMF and the German Bank said no, you can't touch the corporations. E nell'uno degli ultimi round negoziali appunto relativi alla situazione della Grecia, una delle proposte fatte dalla Grecia era tassiamo le grosse multinazionali, e il Fondo Monetario Internazionale e i banchieri hanno immediatamente detto no, questo non si può fare. So in the last 20 years of what's called free trade based on that false idea of freedom and globalization, we have witnessed the phenomena of 1% starting to control the wealth of the 99% through privatization. E quindi di fatto il fenomeno a cui abbiamo assistito negli ultimi 20 anni di quello che è il cosiddetto libero commercio basato su questa erronea e falsa idea di libertà è il fatto che adesso c'è un 1% che controlla la ricchezza del restante 99%. It's privatization of our natural commons, our seeds, our water, our land, even the air, which is first polluted and gives us climate change, and then the solution to climate change is trade in pollution. E poi come lo fa? Lo fa attraverso la privatizzazione del commercio di quella che è l'acqua, le sementi, la terra e persino dell'aria. Prima la inquinano e poi cosa fanno per risolvere il problema dell'inquinamento e del cambiamento climatico? Commerciano in inquinamento con i certificati. But it's also a privatization of the public good in terms of social wealth. Ma è anche una privatizzazione, un tentativo di privatizzazione di quello che è il bene pubblico, della ricchezza sociale. After all, every time I look at places like this, wealth circulated to maintain all these buildings. And that is the distribution of wealth, so that every village, every farm, every home can be maintained within the economy. Nel passato, in posti come questo, la ricchezza circolava, veniva fatta girare ed era il modo in cui ogni palazzo, ogni attività economica, ogni famiglia poteva sostentarsi. In Terra Viva, we have differentiated between the extractive economy, which is a privatization economy, and the economy of the commons, which is a circular economy. Vedete che in Terra Viva nel nostro manifesto distinguiamo quella che è l'economia estrattiva dall'economia dei beni comuni, che sono diverse per struttura. L'economia dei beni comuni è una sorta di cerchio, di circolo. A lot of people made it look like commons were part of some prehistoric past. They have no role today. Una parte o diversi sostengono che quest'idea di bene comune faccia un po' parte di una visione del passato. But it's only from the commons that we can transform a system that is destroying the planet and all our societies. Ma è solo attraverso i beni comuni che possiamo trasformare questo sistema attualmente esistente che distrugge il pianeta e le società. As an ecological commons, it allows us to protect the earth, which provides everything. I beni comuni ci permettono di proteggere la terra, che è la terra che è quella che ci fornisce tutto ciò che abbiamo. As an economic commons, it allows everyone to have meaningful work and everyone to meet their needs. I beni comuni ci permettono di creare un sistema lavorativo equo in cui ciascuno possa soddisfare i propri bisogni. As Gandhi said, the earth has enough for everyone's needs, but not for a few people's greeds. 1% is too heavy for this earth to bear. Beh, come diceva Gandhi, appunto la terra o il pianeta ha abbastanza per tutti, per i bisogni di tutti, ma non per l'avidità di tutti, dell'umanità. Per cui questo 1% è veramente, per noi sta diventando un peso veramente troppo grosso da sostenere. But the most important is, as a political commons, from the commons we shape a new democracy. E poi in senso politico o nell'ambito politico attraverso i beni comuni possiamo dare forma a un nuovo tipo di democrazia. In the post-war world, the idea was the public good will be protected by the state and corporations
and greed will be regulated. Dopo le guerre c'era questa idea che il bene comune sarebbe stato protetto, tutelato dagli stati e che si sarebbe in qualche modo protetti dall'avidità delle multinazionali. But today the state itself has become an instrument of privatization. Ma oggi è lo Stato stesso che diventa un veicolo di privatizzazione. Either because they don't know how to think better. O perché non sa come, che altro potrebbe fare. They can't think through the commons. Non riescono a pensare ai beni comuni, quest'idea non arriva, non riescono a prenderla in considerazione. Or because the privateers are sitting and having coffee with them every day. O semplicemente perché tutti i giorni si siedono a prendere un caffè con quelli che sono gli artefici della privatizzazione. Another word for influence over coffee is corruption. Un'altra parola, cioè, questo è un altro modo carino per definire la corruzione, prendersi un caffè. We now have to move beyond the state and what is called the market, not the market as this commons, but the market as the domination of those who control economic power. Dobbiamo un po' andare al di là di quest'idea di mercato, chiaramente non il mercato nel senso della vita di tutti i giorni, ma il mercato come forza dominatrice di tutto il resto. We have to move to community. Dobbiamo spostarci verso l'idea di comunità. Communities exist through and in the commons. Le comunità esistono all'interno e attraverso i beni comuni. And it's in reclaiming our commons, we reclaim our true humanity to be able to be members of living communities. E rivendicando appunto la nostra titolarità dei beni comuni, riusciamo a rivendicare anche quella che è l'esistenza dell'umanità stessa. And to bring into being new economies based on the commons, new democracy based on the commons, and across the world. Initiatives are happening. Our challenge is very simply to cultivate hope and resilience and resistance while we build the alternative. And I want to thank the organizers for focusing on what I think is the most important economic, ecological, political theme of our times. Thank you. Attraverso i beni comuni saremo in grado di creare una nuova idea di economia, una nuova idea di sistema che è quello che ci permetterà appunto di muoverci in maniera diversa e senz'altro voglio ringraziare gli organizzatori per avermi dato l'opportunità di parlare di un tema che sta diventando fondamentale. La domanda era sulla pressione di Bruxelles per l'introduzione appunto o l'importazione di organismi geneticamente modificati dagli Stati Uniti attraverso anche l'istituzione di accordi particolari come il TTIP che lei ha peraltro menzionato prima.
e diceva: noi intanto abbiamo grossa esperienza in India di libero commercio, proprio perché il nostro passato ha questa esperienza nella propria storia. Then we got the WTO, which allowed patenting of seed, but because we built movements, many parts of the world, most parts of the world are GMO free. Attraverso appunto l'Organizzazione Mondiale del Commercio c'è stato anche un processo di, appunto, di creazione di brevetti relativi alle sementi, e sono partiti ovunque movimenti contro questo processo, diverse parti del mondo che sono diventate del tutto libere da organismi geneticamente modificati. TTIP as well as TPP, which is the Trans-Pacific Partnership, are both designed to do the ultimate privatizing of our lives. E l'accordo TTIP o il TPT anche sono accordi specificamente pensati per arrivare al passo definitivo verso la privatizzazione delle nostre vite. The most serious part of TTIP is of course corporations pretending to be persons and having the right to sue governments that act in according to their constitutions to defend the public good. La parte più grave, forse la conseguenza più grave di questi accordi, è che le multinazionali si comportano come dei privati che hanno tutto il diritto di fare causa ai governi che agiscono contro di loro, che in qualche modo li ostacolano. So how do we deal with something like this? The most important place is to build the commons, to make that system irrelevant in more and more places. Beh, come si fa a combattere un fenomeno come questo? Rifondare i nostri sistemi a partire dall'idea di beni comuni, di modo che azioni come queste diventino del tutto irrilevanti nella maggior parte del pianeta. That's why we build community seed banks, that's why we create GMO-free zones. Ecco perché noi creiamo delle banche di sementi che appartengono alle comunità, ecco perché creiamo delle vere e proprie zone libere da organismi geneticamente modificati. But finally, there's something we have as the commons of democracy. Alla fin fine abbiamo tutti, appunto, tra i beni comuni, quello che è un aspetto che è principalmente legato alla democrazia. And this is Gandhi's legacy, l'eredità di Gandhi, what he called Satyagraha, the force of truth. Quello che lui chiamava la forza della verità. And he said when unjust, brutal, undemocratic laws are imposed, you have a duty to obey higher law and not obey these laws. Lui diceva: ogni volta che vi vengono imposte delle leggi brutali, ingiuste, antidemocratiche, voi avete il diritto di obbedire, di disobbedire a queste leggi e di obbedire a leggi superiori. Si dovrebbe dire ai governi: le vostre regole non sono le regole che daranno forma alla nostra vita. And I want to mention Brussels tried last year to impose a law for seed privatization, so no one would have good tomato seeds in Italy. E ricordo, appunto, voglio ricordare appunto in questo senso il tentativo di Bruxelles di imporre delle leggi che favorivano la privatizzazione, che come conseguenza avrebbero avuto il fatto che in Italia dei pomodori così buoni non si sarebbero assolutamente più potuti mangiare. And we worked with the European Parliament and movements in Europe to have that law rolled back. Grazie, grazie a tutti.